Lo scandalo dei pazienti ricoverati sulle barelle a Napoli non riguarda soltanto l'ospedale Cardarelli. Lunghe attese e sistemazione sulle lettighe è quanto riserva ai degenti anche il pronto soccorso del Loreto Mare di via Vespucci, dove a causa dei lavori per la realizzazione del triage, ovvero l'area dove smistare i ricoverati in base all'urgenza, da diverso tempo si verificano scene analoghe a quelle che hanno spinto la procura a inviare i carabinieri dei NAS nel nosocomio più grande del Mezzogiorno. Diversi gli ammalati costretti a sostare per ore sulle lettighe nel corridoio che collega il pronto soccorso con gli altri reparti. Giusto, avevo una coperta, non mi hanno dato le lenzuole e mio padre sta in barella, nel corridoio, spero sta in barella. C'è un'emergenza pazzesca, tante persone, tutte quante allettate, è una sporcizia che non finisce mai. Tutto il corridoio pieno di barelle, tutto il corridoio, tutte persone anziane che hanno bisogno di soldi, insomma. I disservizi della sanità pubblica in Campania si sono allargati a macchia d'olio soprattutto dopo la chiusura del pronto soccorso di 4 ospedali del centro di Napoli. Una chiusura che ha fatto in modo che in quelli rimasti aperti si riversasse poi tutta l'utenza con ovvi disagi.